Energia, un tema molto discusso in questo ultimo periodo perché abbiamo davvero problemi di approvvigionamento di energia. E diciamo che questo video si è lasciato attendere abbastanza, ma perché ho dovuto un po' informarmi, dovevo capire quali erano i migliori prodotti, i migliori prezzi sul mercato, ho dovuto informarmi sui collegamenti, su come funzionasse, ho dovuto fare alcuni test, ho dovuto creare il gazebo per sostenere tutto e è uscito un lavoro carino, ma voi dovete dirmi sempre cosa ne pensate, quindi nei commenti qui sotto fatemi sapere se posso fare dei miglioramenti. Ma adesso vi lascio al video, però nel prima vi faccio vedere come è uscito, così vi spoilerò subito il tutto. Eccolo, vedete lì i pannelli già messi sul gazebo in tutto il loro splendore e funzionano già alla grande. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio al video e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video. Niente di più, ciao, a dopo. Quindi, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video, vi ho fatto vedere le batterie che ho acquistato, l'inverter potentissimo, ma adesso voglio farvi vedere proprio come ho fatto tutto il collegamento. Infatti io ho comprato questi morsetti più e meno e adesso vi farò vedere tutto il collegamento, perché qui è molto importante collegare tutti i vari cavi nella stessa maniera. Infatti in questo momento voglio collegarli insieme e quindi vorrei avere la stessa tensione delle due batterie. In questo momento vedete una batteria da auto da 45 A e la batteria da fotovoltaico. Io li ho collegati insieme perché volevo provare a vedere cosa succedeva. Ovviamente questo collegamento poi l'ho sostituito con un'altra batteria da fotovoltaico, quindi questa batteria da auto l'ho praticamente eliminata. Qua vediamo come mettiamo il più sul più dell'altra batteria e ho messo meno sul meno. Quindi cosa succede? Che sia una che l'altra il risultato è 12,65 V. Infatti se andiamo a vedere nell'altra batteria ha preso lo stesso voltaggio. Quindi è ottimo. Mi raccomando, devono avere più o meno lo stesso voltaggio. Ma ora passiamo all'inverter. Come potete vedere io ho collegato le due batterie in serie, quindi adesso collegheremo il polo negativo all'inverter negativo e il polo positivo all'inverter. Mi raccomando, non invertite questi due poli perché sennò facciamo un bel patatrack, a parte che bruceremo l'inverter probabilmente. Adesso attraverso il pannello, che quel pannellino lì viene collegato direttamente all'inverter, possiamo vedere la potenza erogata, quindi anche la carica delle batterie, nonché il voltaggio. Infatti un phon da 2000 W, come potete vedere, gira tranquillamente. Vedete che il voltaggio si abbassa, vuol dire che sta erogando, quindi tutto ok. Cosa ho fatto allora? Ho comprato un'altra batteria da fotovoltaico, perché non volevo avere quella batteria da auto. Allora mi sono fatto arrivare direttamente da Amazon una bella batteria da 120 A, deep cycle, cioè scarica molto profonda e molto performante. A questo punto dovevo fare solo il gazebo, mettere un bel gazebo adatto per i miei pannelli fotovoltaici che ho acquistato su eBay, solo che non ci stavano sul gazebino che avevo io, quindi era molto molto debole, quindi ho dovuto rinforzarlo un pochettino, allungarlo un pochettino per poter metterci su il tutto. Come potete vedere qua lo sto smontando, non è stata un'impresa molto facile perché non sono riuscito da solo a tenere tutte le travi, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta.
A questo punto mi sono reso conto che abbiamo qualche problema di tenuta, non si capiva se andava, non sopra, sotto, a destra, a sinistra, questi travi. Vabbè, ho provato a prendere due misure il giorno dopo e mi sono dato da fare. E come vedete è molto molto più lungo. Bello ballerino, ma sarà bello che rinforzato. Vediamo poi il risultato finale. E come risultato, ta-dan! Ecco a voi il mio gazebo nuovo, rinforzato. Mi raccomando, se vi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, molto importante. Quindi sono andato subito in garage a prendere i pannelli fotovoltaici acquistati su eBay a un prezzaccio davvero eccezionale, perché è un progetto che lo sto portando avanti da molto tempo, e l'ho portati direttamente nel mio giardino. Prima di installarli, io ho dato una bella pulitina e le mie tartarughe devono sempre curiosare. Mi raccomando, puliteli bene in modo che il sole possa arrivare nella maniera più precisa. Poi sono molto molto pesanti, quindi se siete da soli fatevi aiutare. Ma siccome io ho una bella testardaggine, devo fare sempre le cose da solo e faticare un sacco. Infatti, meno male che non c'era tanto sole, ma comunque faceva caldo. Rinforziamoci alla maniera Go Pippo e andiamo avanti. Mettiamo velocemente il tutto, perché io ne ho acquistati addirittura due, e quindi sono andato a prendere l'altro. Ho fatto la stessa cosa con il secondo, pulito bene 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 e piazzato sopra. Come risultato, ecco a voi con le lampadine belle messe. Io le ho messe uno vicino all'altro, gli ho lasciato uno spazio tra di loro per far passare l'aria ed è tutto collegato. Cioè, tutto collegato. Diciamo che ho utilizzato un po' dei collegamenti primitivi all'inizio, ma era solo per testare il tutto. Quindi ho preso il mio bel tester e ho verificato che la tensione dei pannelli risultasse positiva, cioè che funzionassero magari. Non badate al caos che c'ho in cantina, perché come tutte le cantine, però ecco qua, è tutto impostato con l'inverter potentissimo, che comunque è molto più potente di quello che posso utilizzare. È un po' sprecato per questo, però ho l'idea di poter ampliare un po'. Poi ho messo, come vi avevo anticipato tempo fa, i super condensatori, che questi super condensatori danno un po' di spunto alle mie batterie fotovoltaiche, non so come si dice. Quindi ho una batteria da 80 A fotovoltaico, una batteria da 120 A, 140 non mi ricordo, 120 A, sì, eccolo qui sopra. Qui ho fatto una specie di prova, questo è un test, non vi preoccupate, lo so che non è come si deve, però ho messo una batteria da auto da 45 A, magari aumentiamo un po' l'amperaggio, ma magari questa la toglierò, perché comunque non è un collegamento adatto questo, quindi non seguite il mio esempio. Poi cosa ho fatto? Allora, questo è il suo pannello di controllo, il caricatore, regolatore solare. Come vedete qui, vi faccio vedere bene, qui vedete come sta praticamente. Se mi metto a fuoco, ecco qua, sta caricando le batterie. Attualmente sono 12,1 volt, queste le batterie, e ho fatto un po' di collegamenti così, perché qui questa presa ha un po' tutto grezzo, non lo so, non mi insultate. Perché poi, collegando la presa qua, questo qui accenderà le lucine fuori nel gazebo. Quindi speriamo che non si incendi qualcosa. Vabbè, non mi imitate, vi faccio solo vedere come l'ho fatto. E mi raccomando, datemi dei consigli su come fare meglio il tutto. Se sto sbagliando qualcosa, ditemelo. E non vi preoccupate, io non mi offendo. Quindi commentate, commentate e commentate. E come ultima cosa, commentate. Ah, mi sono dimenticato questo qui, perché io ho fatto, sì, non si apre, però sotto c'è il sensore
salvavita, perché vorrei anche avere il salvavita collegato con tutto, dove arriva esattamente qua alla presa. Quindi questo qui poi andrà a finire su in casa, perché l'ho fatto andare in casa. Ecco, come avete visto, il progetto è questo. Io ho fatto alcuni test, come vi dicevo prima, e li sto continuando a fare, ma vorrei fare alcuni test insieme a voi. Quindi non perdetevi l'altro video in cui vi farò vedere l'effettivo funzionamento di questo mini impianto fotovoltaico e fatemi sapere cosa ne pensate. Io infatti, come vi ho fatto vedere nell'altro video, ho fatto una presa dedicata qui per poter utilizzarla quando voglio, però diciamo che voglio sfruttare al meglio questo mini impianto fotovoltaico, quindi faremo alcuni test. Quindi mi raccomando, seguitemi nei prossimi video, non mancate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati